Un caro saluto, buon pomeriggio agli amici di Ciao Como, la diretta radio e anche la diretta Facebook, come sempre, tutti i giorni alle 18, passati in questo caso da 12 minuti, quindi se dobbiamo correre siamo leggermente in ritardo. Saluto il grande condottiero di Pianeta Giovani. Grazie, condottiero capo. Ciao a Buongiorno, te, Tete Pozzi, saluto buon i pomeriggio. radioascoltatori Buongiorno, Tete. Allora, eccoci qua, sì, tutto a posto, presentaci la Allora, società di sì, oggi. Oggi Pianeta Giovani proprio alla grandissima. Abbiamo due cuccioline Abbiamo due splendide. bimbe di uno splendido sport che a Como, Esatto, che a Como nasce praticamente con l'arrivo di queste due cucciole e della loro maestra che per la diretta Facebook viene È inquadrata, molto social. va molto social, è la signorina Paola Amati. Grazie di essere venuta innanzitutto. Ciao Paola, ciao, ciao, ciao. Paola, sport, la denominazione corretta dilla tu perché sennò sbaglio subito e ti arrabbi. Pattinaggio artistico inline. Quindi il pattinaggio, i roller, tanto per io faccio l'ignorante, però poi almeno andiamo su tutti, sono i roller, Si quindi chiama Gold Skate Academy. Academy. Eccola qua. È una nuova società, Paolo. Esatto. Quando, cioè Paolo, scusa, quando è stata formata questa società? Tra l'altro Allora, sì. nasce con te, praticamente. Esatto, sì, è nuovissima. È il nostro primo anno. I corsi li abbiamo iniziati le ultime 2 settimane di settembre, quindi siamo proprio belli. E è uno sport nuovo perché praticamente riproduciamo il pattinaggio su ghiaccio ma a rotelle. Anche il pattino stesso è lo stesso stivaletto del ghiaccio ma con sotto un binario molto particolare americano che richiama il più possibile la lama. E quindi Quindi una ci si riproduzione, diverte. Del ghiaccio su strada o su pista, adesso non Esatto. so esattamente, quindi praticabile tutto l'anno, quindi anche all'aperto, quindi è uno sport sia invernale che estivo e di conseguenza, essendo sport nuovo, ha bisogno di gente appena nata. Infatti abbiamo due bimbe meravigliose qui Sono con due noi, cuccioline, te abbiamo oggi sono Lisa, proprio ciao, di quanti anni hai Lisa? 8. 8 anni, quindi siamo proprio Pianeta giovani, e pianeta diciamo che giovani. Lisa, anche se è nuova, ha già partecipato a una gara. E come sei arrivata in questa gara? Seconda. Seconda, quindi abbiamo una mini campionessa, e perché ci sono già le gare quindi a questo punto, Paola? Certo, abbiamo fatto la nostra prima gara lo scorso weekend e ne faremo un'altra alla quale parteciperà invece lei il 10 giugno, La nostra seconda invitata, la signorina Ginevra, di anni? Quanti anni hai? esatto. Di 8 anni, e parteciperai alla tua prima gara. Sei emozionata? Ma sei contenta di farla? Sì. Paola, loro così piccole, abbiamo detto 8 anni, quindi abbiamo di seconda e terza elementare. Di conseguenza, questa volta abbiamo portato veramente qualcosa di nuovo, perché è la prima volta e, tra virgolette, veniamo a pubblicizzare uno sport che non è affatto presente, come siete Esatto, proprio i primi in assoluto. esatto. Proviamo a dare delle linee guida essenziali. Noi abbiamo detto che ha la bellezza del pattinaggio artistico, per capirci, quello su ghiaccio, È la stessa. tra virgolette, diciamo che tu provieni e tuttora lavori nel Esatto, pattinaggio esatto. su ghiaccio. Sì, io nasco pattinatrice su ghiaccio, insieme alla mia Laura, che oggi non c'è ma mi aiuta in questo progetto. Scopriamo questo patti nel 2014 e finalmente lo scorso anno mi sono data coraggio, anzi mi ha dato coraggio mio padre, che ringrazio, e ho aperto questa società. Siamo felicissimi, devo ringraziare tantissimo anche la mia collega Laura che mi sta supportando al massimo e stiamo andando bene perché essendo uno sport innovativo sta prendendo veramente tanto e abbiamo anche Sì, risultati. questo aiuta sempre a coinvolgere più gente. Diciamo comunque che la bellezza di questo sport la si può ritrovare nel fatto che riproduce quello che è un Sì, pattinaggio artistico, quindi ha tutte le movenze, tutta la grazia, diciamo, di queste situazioni. esatto. Quindi diciamo che può essere anche uno sport per me. Lisa, secondo te può andare bene questo sport per me? Lo diciamo per i radioascoltatori che mi vedono, posso farlo? Non lo so. Non lo sa, quindi anche lei già dubita. Ma hai ragione, Lisa, hai ragione. Ginevra, devi fare questa prima gara. Quante volte ti alleni in una settimana per poi arrivare a fare la tua prima gara questo weekend? Una.
Una volta, che giorno tallini? Lunedì. Il lunedì, e quanto tempo? 2 ore. Ah cavolo, tanto! Fanno 2 ore di allenamento. Quindi tutti gli allenamenti che hai fatto in precedenza hanno portato a un ottimo secondo posto. Anche tu alleni le 2 ore esattamente negli spazi di Ginevra, come Ginevra? No, io ne faccio una il lunedì e una il martedì. Ah, lei raddoppia, quindi infatti è per quello che è già riuscita a gareggiare. Paola, sono piccole, quindi diciamo la risposta è già ovvia, si può partire da un'età piccolina. Certo. E ci vuole questo genere di equilibrio, ma che penso che per chi non la formiamo voi. Esatto. Cosa succede per la mamma che vede la trasmissione o che viene a conoscenza della tua società, Gold Skate Academy, se volesse, come dire, far provare? Innanzitutto si può provare. Certo, la prova si fa normalmente. Questo è il nostro ultimo mese di corso, dopo chiuderemo per l'estate. Stiamo organizzando un camp estivo, speriamo che di trovare il posto per farlo. Perché il problema poi è vero, è per voi, è come, esatto, come per tante, esatto, società. Sì, sì. Esatto, noi essendo nuovi è lo spazio, ci dobbiamo inserire. Lo spazio, esatto, dove allenarvi. Ecco, no? apriamo questo problema. Questa nuova società con questo bellissimo sport attualmente diciamo si allena nella palestra della scuola elementare di San Fermo. Sì, esatto. Con degli spazi che però fortunatamente per voi sono diventati troppo stretti, fortunatamente perché il numero di iscritti inizia a diventare maggiore rispetto allo spazio disponibile. Di conseguenza noi abbiamo già un paio di appelli da fare e questi sono appelli molto importanti. Il primo riguarda la stagione prossima, quindi noi lo facciamo nei tempi corretti, prima delle programmazioni invernali. Voi cercate uno spazio esatto, possibilmente in zona San Fermo, ma vi accontentate di fatto di uno spazio in provincia di Como. Certo, senz'altro. Non c'è nessun tipo di preclusione. Esatto, ecco. Che sia una palestra con pavimentazione liscia. Con pavimentazione liscia per permettere appunto... Esatto. Ai pattini in line di viaggiare, di scivolare in modo sereno, negli spazi, negli orari, per provare ad essere un attimino più completi possibile. Guarda, noi in realtà veniamo incontro alle famiglie, logicamente, quindi già con tutte le scuole che finiscono alle 4 di pomeriggio è veramente difficile farle pattinare in orari decenti, che magari non siano troppo tardi per appunto per questa età. Fascia d'età. Però il difficile che abbiamo riscontrato è inserirci nei planning delle palestre. Essendo un'associazione nuova, le palestre sono pienissime di associazioni sportive di ogni genere. Ho visto che sei molto social, Paola, approfitta. Ecco, quindi noi a questo punto facciamo l'appello. Ma poi condivido, bravissima. Per quanto riguarda il discorso, diciamo, della programmazione delle palestre, se qualche gestore piuttosto che qualche amministratore, perché tante palestre sono comunali, qualche amministratore ha degli spazi da proporre, è sufficiente andare, che non abbiamo detto, diciamo che la Gold Skate Academy ha un sito, goldskateacademy.it, ha una pagina Facebook, ha una pagina Instagram, tutte pagine che Paola riempie e rinnova ogni giorno. A questo punto speriamo di contribuire a trovare uno spazio, perché è un'attività che di fatto fa, come dire, fa giocare, fa fare sport, certo, anche a bambine così piccole. È una società nuova, di uno sport nuovo che coinvolge, perché è molto coinvolgente. A questo punto speriamo che di trovare delle condivisioni pratiche, non solo degli apprezzamenti teorici. È sufficiente contattare Paola e a questo punto speriamo di parlare l'anno prossimo di uno spazio in più, quindi di avere, speriamo, di raddoppiare lo spazio. Più, giusto, Tete, qualche, speriamo, certezza in più. Qualche certezza in più, ovviamente, non stiamo chiedendo... Certo, fare una programmazione per una società che appunto è partita da poco, ecco, avere la certezza dell'impianto, sai, è tanta roba. Esatto. Oltretutto Paola si impegnerà a spostarsi da una palestra all'altra, bisogna fare la viaggiatrice, su quello non c'è problema. Lisa, grande, vediamo... super Lisa, Paolo Martinelli dice, oh, sì, super Lisa. Abbiamo già un fidanzato che chiama, non so chi è. Bravissima Lisa, papà, bravissima. Il papà. Perché fidanzato? Gli taglia la testa. 8 anni. Lisa, ascolta una cosa, come hai iniziato a pattinare in line, che non c'era neanche, chi ti ha portato?
mamma. Ti ha portato la mamma. E subito quando hai iniziato ti è piaciuto subito? Sì. Ma voi durante gli allenamenti cosa fate? Pattinate con musica, create balletti? Sì, più o meno sì. Più o meno. Vabbè, alla fine risulta un balletto, quindi... Sì, esatto. Meno quanti secondi per quanto riguarda... Allora, di categorie, per esempio la sua coreografia è di... Uno e mezzo, sì, o due, no, beh, due minuti sono mezzo, tanti. Uno e mezzo, si parte da uno e mezzo e poi si va a salire fino ai 3 minuti forse, dipende dalle categorie comunque. Quindi... E all'interno di queste coreografie ci sono poi gli elementi tecnici da inserire. Come nel pattinaggio rimangono uguale. Singoli, in coppie? Esatto. Ok, quindi è la stessa cosa, Paolo, identica. Esatto. Okay. E quindi Ginevra, tu hai pronto, stai preparando, ormai Ginevra, dovrei... pronta. Ormai dovresti averlo finito, sarai pronta. Ricordiamo che Ginevra ha anche i brillantini, quindi... Anche Lisa c'ha i brillantini, c'hanno sì, tutte e due. Sì, sono tutte e due arrivate preparate. Brillantate tutte e due. Ginevra, tu hai pronto il tuo balletto? Sì. Più o meno lo sai fare tu? Più o meno sì. Ok. E anche tu come hai fatto a iniziare? Come sei arrivata a pattinare? Che nella tua classe sei l'unica, credo. Sì. E com'è che hai iniziato? Chi ti ha portato? La mamma. Sempre la mamma. E le mamme com'è che hanno saputo della presenza di questo... Allora, inizialmente sui social. Esatto, vedi, è proprio così. Funziona così. Sono venute a provare. Assolutamente, abbiamo avuto un giro di parole assurdo. Logicamente quando ci si trova bene non certo, serve no. pubblicità. Assolutamente. E ho dovuto dir no nell'arco di questa stagione a delle famiglie, proprio per lo spazio. Questo rientriamo nel problema precedente. È una soddisfazione per noi, cioè essere pieni al primo anno è veramente una bella cosa. Però dall'altra parte fa pensare, è veramente un peccato dir di no certo, ai bambini. Ecco. Assolutamente. Tra l'altro, adesso io ripeto, non ho mai visto una gara, ho visto dei piccoli spezzoni, ma mi ha mandato... C'è qualcosa su YouTube, sito, Paola? Sì. C'è qualcosa su YouTube per caso? C'è sul sito, sul sito. Sul sito possono vedere perfetto. Qualcosa. Ginevra, tu dalla prima lezione ti è subito piaciuta e hai deciso di andare avanti? Sì. E quindi è una... cosa ti piace? Sì. E tu consiglieresti a una tua compagna di venire a provare il pattinaggio in linea? Sì. E quindi Lisa, anche te? Sì. Ti piacerebbe? Cioè tu adesso andrai avanti, tu adesso sei arrivata seconda, quindi il prossimo obiettivo qual è secondo te? Arrivare prima. Bravissima, bravissima. A questo punto bisogna provare a vincere la prossima gara. Però non farà la stessa, da quello che ho capito. No, sarà la stessa gara. Quindi parteciperanno tutte e due? Entrambe. Perché esatto. dove sarà questa gara? Per far capire qualcuno che magari è interessato. In provincia di Padova. Ah, no, lontano. Io pensavo in provincia di Padova. No. Diciamo comunque, rimaniamo diciamo con l'indicazione che chiunque fosse interessato basta collegarsi sui social, certo. Ti collega su. Rispondi prima ancora dell'invio del messaggio perché sei per poi un'altra cosa diceva prima se non sbaglio che c'è anche la richiesta di fare il saggio di fine anno che non hanno ancora una questo è un problema questo esatto. È il secondo problema che si è creato questo è un appello possiamo metterci così tutte e tre no ma è sufficiente vedere queste per esatto. Rispondere positivamente Paola effetti. Con Gold Skate Academy stanno cercando per il giorno primo di giugno, sì, esatto. Il giorno primo di giugno, quindi fra poco, uno spazio per poter fare il loro saggio, non perché non è stato chiesto, perché purtroppo per motivi amministrativi non sono riusciti a mantenere degli impegni nella palestra di San Fermo, è tutto pieno, difficile. E quindi loro hanno bisogno di uno spazio. Datele una mano, fate bravi, adesso non diciamo uno spazio girare, per poter fare diciamo saggio. Anche qualche amministratore, io conosco il sindaco di Oggiate che è disponibilissimo, però è un po' lontano, è un po' lontano però se... lui penso che glielo chiediamo, ce lo può, me, ci può dare una mano. Se lo condividiamo al sindaco Moretti, al sindaco Moretti qualcosa riusciamo, Oggiate potrebbe andare per fare il saggio noi, sì. Che spazi abbiamo bisogno perché noi abbiamo chiesto di palestra eccetera voi che spazi avete bisogno una palestra intesa come campo da pallacanestro va benissimo è lo spazio necessario esatto. diciamo che quella per regolamento idonea per lo svolgimento di gare è 20x40 però è anche vero che adesso noi ci stiamo allenando ci siamo allenate per le gare in
una palestra più piccola, certo, e ci adattiamo a tutto. Quindi, ecco, sì. Quindi sul discorso degli spazi, un minuto, sì, Paolo Martinelli minuto. Dice che è la nipote, fuori classe, dice complimenti a tutti per l'impegno. Ciao quindi, Paolo, grazie ovviamente a te di seguirci, grazie a quelli che ci hanno seguito anche sulla pagina quindi, di Facebook. Sì, quindi in questo minuto io direi di sottolineare due cose. La bellezza di questo sport nuovo, il fatto che è uno sport emergente, il fatto che coinvolge bambini a partire, come vediamo, dalle prime gare addirittura. Ecco qua, salutate bimbe, dai, fate quindi, salutate quindi chi salutate sta guardando, chi a casa, sta guardando. Salutate Ginevra e Elisa. Ciao ragazzi, complimenti e brave davvero, queste due piccole campionesse. Campionesse. Esatto. E il secondo punto è quello di poter veramente cercare, ma proprio un passo alla volta, se ci fosse la possibilità da parte di qualche amministratore di creare uno spazio per questa associazione totalmente meritevole, anche perché è nuova e si vede chiaramente l'entusiasmo di Paola, perché effettivamente la tua vita rimane legata a queste cose. Sì, non riesco a staccarmi. No, questo è positivo. Mi spiace per tuo marito, tuo fidanzato, ma di fatto cioè che il fidanzato è stato costretto a seguirla se la voleva vedere, altrimenti sì, non la sì, vedeva. Certo, allora ovvio. Lui piuttosto è diventato vicepresidente, visto, perché o ti lascio ho già capito, o ti seguo, siamo un monumento sto ragazzo, sì, siamo alle solite, siamo lì, siamo vedevo, basta guardare i social e c'è in tutti i social, quindi proverà anche lui a fidanzarsi. Salutiamo e grazie Paolo, grazie. Allora, grazie a voi davvero di questa bella presenza. Bimbe, in bocca al lupo, mi raccomando. Mi raccomando. Speriamo di rivedervi presto. Ciao, grazie. Ciao. Grazie.